Bentrovati amici, eccoci di nuovo qui per le short news giornaliere. Però vi ricordo che fra una settimana precisa, martedì prossimo, avremo il nostro primo format Pasti e Drink, assolutamente da non perdere. Vi aspetto numerosi ovviamente e adesso gustiamoci le short news di oggi. Parliamo di Horeca in Svizzera e in Austria, non proprio bene, e poi del controllo dei Green Pass in Italia, molto sulla fiducia. Della guida ai ristoranti d'Italia del Gambero Rosso, del Vademecum sul delivery sostenibile e infine torniamo al recente G20 di Roma che quantomeno ha rilanciato Roma come meta turistica da non perdere. Covid, non sono buone le notizie che giungono da altri paesi relativamente ai locali Horeca. In Austria, per arginare la diffusione del virus, è stato introdotto il divieto per le persone non vaccinate di entrare in bar e ristoranti. Secondo il governo austriaco, le restrizioni resteranno anche durante le vacanze natalizie. Pugno di ferro in Svizzera, chiuso con tanto di blocchi di cemento, un locale il cui proprietario si rifiutava di controllare Green Pass e i clienti. La misura è arrivata dopo ripetute violazioni da parte dei titolari. In Italia invece il controllo del Green Pass avviene all'italiana, cioè praticamente sulla fiducia. Da un'inchiesta fatta a Torino, pubblicata sul Corriere della Sera, è emerso che solo il 50% dei locali controlla, l'altra metà si accontenta della dichiarazione del cliente. Il cameriere fa la domanda: avete il Green Pass? Sì, è la risposta di rito. Non c'è tempo o forse voglia di controllare? La verifica è sulla parola ed ecco che il tavolo è bello e pronto e apparecchiato. Ma al netto dei controlli che si devono fare, vi è un sostanziale clima di fiducia. Come fiducia vi è nella ripartenza, una ripartenza di cui si fa testimone la presentazione della guida Ristoranti d'Italia 2022 del Gambero Rosso. La presentazione sarà live in un grande evento a Roma il prossimo 22 novembre. Per l'occasione si riuniranno i migliori esponenti dell'enogastronomia italiana, dai bistrò alle birrerie, ai locali etnici, alle trattorie fino ai grandi ristoranti. Con la grande ripartenza le sorprese saranno molte, promettono quelli del Gambero Rosso. Delivery sostenibile, ecco pronto un vademecum per i ristoranti che operano con le consegne a domicilio. La pubblicazione è stata realizzata da Il Gusto in collaborazione con Comieco e l'Università di Pollenzo. Non si tratta di solo packaging, ma della via estetica e pratica attraverso cui il cibo arriva ai consumatori. Dalle ricette ai contenitori per l'asporto al servizio, il vademecum contiene tutta una serie di suggerimenti e consigli affinché il delivery sia quanto più etico e sostenibile. A proposito di sostenibilità, se ne è parlato molto ma senza risultati concreti al recente G20 a Roma. Al di là delle dichiarazioni di facciata, pare che i grandi della terra non siano rimasti particolarmente contenti. Gli unici davvero contenti sono invece gli albergatori romani. Il G20 ha fatto riaprire le porte dei grandi alberghi romani. L'evento ha avuto una grande eco mediatica e secondo gli esperti Roma nel 2022 tornerà ad essere una delle più ambite mete turistiche. Gli albergatori romani gongolano finalmente. Grazie come sempre per la tua attenzione, metti un like se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale YouTube tanto per cominciare e attiva la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ci vediamo domani, ciao, non mancate. Tirami su di casa, da Bonaventura Maschio. Pastry e Drink. Il dolce, il salato e il buon bere. In un evento online da vedere tutto d'un fiato. Un nuovo format di Horeca Channel Italia, dedicato ai professionisti del mondo pastry e ai barman, ai manager della ristorazione, ma anche ai distributori food e beverage. Abbiamo per voi un sacco di cose belle e buone da farvi vedere. Attiva la campanella e registrati all'evento.